Buonasera a tutti, cari concittadini e carissimi elettori. Vi ringraziamo a nome di tutti per la vostra partecipazione. Siamo la lista Rilanciamo Condofuri e siamo qui al nostro secondo comizio. Il precedente è stato al Condofuri Marina. In questi giorni abbiamo avuto anche modo di avvicinarci e riscoprire il nostro territorio esplorando di nuovo Condofuri Superiore, e domani ci appresteremo a raggiungere il mio borgo, quello che ho nel cuore, che mi ha vista nascere e crescere, che è Garliciano. Come già molti di voi sapranno, io sono Carolina Valentina Nucera e sono qui questa sera per condividere con voi le iniziative e i progetti che insieme con la squadra vorremmo portare sul territorio per poter davvero rilanciare il nostro paese. E il nostro programma si basa essenzialmente su delle idee chiare e precise, sulla concretezza e sul lavoro di squadra. Con queste iniziative vorremmo proprio attivare delle azioni volte al miglioramento del benessere di tutti i cittadini. La mia personale esperienza politica, in questo caso riferita specialmente al programma che stiamo portando avanti, si basa fondamentalmente sulla valorizzazione dei giovani, sulla promozione del territorio e soprattutto sulla cultura. Perdonatemi se leggo, ma l'emozione tradisce sempre in questi casi, quindi è proprio su questi elementi che sono appunto la cultura, i giovani, la riscoperta della nostra storia, delle nostre radici, che noi vorremmo puntare, coinvolgendo naturalmente quella che è la parte forse fin troppo trascurata nel nostro paese, ovvero i giovani. È proprio l'aggregazione giovanile che è appunto una sorta di calderone di idee che nel nostro territorio è stata per molto tempo appunto trascurata e non è stato oggetto di attenzione, sulla quale noi vorremmo puntare. E appunto sulla valorizzazione e la riscoperta dei nostri borghi, della nostra tradizione, della nostra storia, del nostro territorio, il mare, i boschi dell'Aspromonte, fin troppo spesso appunto abbandonati e lasciati a se stessi. La riqualificazione di questo nostro territorio è la punta di diamante, diciamo, del nostro programma, ed è su quello che insieme vorremmo condividere, insomma, con tutta la cittadinanza e portare avanti per davvero rilanciare il nostro paese e dare la possibilità ad ognuno di noi di ottenere una sorta di azione concreta, di vedere una sorta di azione concreta nel territorio. Questa sera mi accingerò a presentarvi alcuni dei candidati che hanno il piacere di condividere con voi il proprio impegno rispetto al programma che abbiamo condiviso con il nostro capogruppo, e intanto inizierò proprio a presentarvene una alla volta, partendo appunto dalla nostra candidata Maria Pontari. Buonasera a tutti, bentrovati a questo appuntamento che fa parte di un ampio programma di incontri con la cittadinanza della lista Rilanciamo Condofuri, con Tommaso Iaria, candidato a sindaco. Il tempo stringe, il 10 giugno si avvicina e con esso la possibilità per tutti, ognuno la propria parte, noi scendendo in campo in prima persona, voi attraverso il voto, di dare un volto amministrativo nuovo a Condofuri attraverso il rilancio delle infinite potenzialità del paese, che il paese stesso offre. Visto che gioco in casa, vorrei spendere qualche parola in prima persona. Come dicevo prima, Condofuri offre infinite strade per il proprio sviluppo e con esso il benessere dei propri cittadini. Ovviamente sono strade in salita che bisogna intraprendere con lo spirito giusto e con la giusta determinazione, premesso che la raccolta dei frutti non sarà immediata. Madre Natura insegna: si semina in autunno per mietere a giugno. Noi, attraverso la vostra preferenza, vorremmo iniziare comunque a seminare a giugno, il 10 per l'esattezza, e magari procedere insieme a voi al raccolto a tempo debito, per noi tutti, per chi a Condofuri ci è rimasto e per chi a Condofuri vorrebbe ritornarci. Dal programma elettorale, che è abbastanza esteso e che sarà comunque adeguatamente illustrato da Tommaso, io vorrei toccare solo qualche punto, concentrandomi sulle azioni che si potrebbero intraprendere e che è nostra intenzione affrontare.
La scuola innanzitutto, un argomento ampiamente condiviso da tutto il gruppo che vedete accanto a me e che a me sta particolarmente a cuore. Numerose sono state le battaglie che mi hanno vista impegnata in merito, dapprima per quasi 10 anni come rappresentante dei genitori in seno al Consiglio d'Istituto, che nonostante possa sembrare qualcosa di poco importante, vi assicuro che a volte può diventare veramente un campo di battaglia. E successivamente come presidente di un comitato appositamente istituito. Sulla scuola per Condofuri bisogna fare tanto, molto di più di quanto è stato fatto, perché è un diritto sacrosanto dei nostri figli e di quelli che verranno. Lo scempio e lo sperpero di soldi pubblici, quindi soldi nostri, della scuola media Bachelet, è sotto gli occhi di tutti ed è nostra intenzione avviare tutte le procedure per l'abbattimento di quel rudere e la ricostruzione di sana pianta di un edificio che possa degnamente definirsi scolastico. Vigileremo affinché non vi siano intoppi in corso d'opera che possano pregiudicare l'ultimazione dei lavori dell'istituto alberghiero e che vi sia assicurazione che l'istituto torni a Condofuri piuttosto che rimanere stritolato da logiche di risparmio ed accorpamenti a scuole che hanno sede in paesi vicini. Un altro punto forte su cui lavorare e per il quale ho intenzione di farmi perenne portavoce, se la vostra preferenza ce ne darete la possibilità, è la Mendolea. La Fiumara mi affascina da sempre, forse perché San Carlo è l'unica frazione del comune che possa effettivamente essere considerata costruita sulle sponde della Fiumara. Ora di certo io non vi dirò che rendere navigabile la Fiumara come ai tempi degli antichi greci e degli antichi romani, che secondo alcuni studiosi pare risalissero il fiume per rifornirsi di legname nell'entroterra, sarebbe palesemente esagerato. Ma posso assicurarvi, e non lo sostengo io, che non ho le competenze tecniche per farlo, che la Mendolea potrebbe rappresentare un'immensa miniera a cielo aperto. Penso allo sfruttamento controllato del materiale per raggiungere contemporaneamente 2 obiettivi. Da un lato la commercializzazione su larga scala e quindi introiti per il comune nella giusta misura, in rapporto ad altri enti eventualmente competenti. Possibilità di posti di lavoro e soprattutto, aspetto forse più importante, messa in sicurezza del territorio, poiché è sotto gli occhi di tutti il continuo e preoccupante aumento del livello del letto della Fiumara e non oso immaginare le conseguenze per il territorio di una piena improvvisa. In tema di sicurezza e di sanità pubblica, infine, un altro argomento al quale mi farò personalmente portavoce, chiedendo sin da ora a tutti i componenti della lista e a Tommaso, riguarda la rimozione attraverso le misure e le agevolazioni disponibili dell'Eternit, che ancora rappresenta la copertura di buona parte delle abitazioni su tutto il territorio comunale, dove San Carlo non è da meno. Questi sono ovviamente solo alcuni dei punti su cui intenderemo concentrarci e lavorare seriamente, se con la vostra preferenza ce ne darete la possibilità. E a tale proposito mi corre l'obbligo di fare qualche piccola precisazione prima di chiudere e lasciare spazio agli altri. Ricordando a qualcuno della lista avversaria che la nostra vuole essere ed è una campagna elettorale sana, pulita e trasparente per il bene del Paese, nella quale nessuno di noi, credo, ha finora adottato toni denigratori nei confronti di alcuno. Pare che qualcuno dall'altra lista, forse per accaparrarsi qualche manciata di voti, giocando sporco, sostenga che la sottoscritta, per la sua inesperienza politica, non possa essere paragonata a chi invece nella politica ci naviga e può vantare curriculum prestigiosi. A costoro chiedo, e lo chiedo anche a voi, dove stavano dall'alto della loro esperienza mentre la sottoscritta difendeva i diritti anche dei loro figli, talvolta mettendosi contro un intero sistema e subendo... perciò anche più o meno sottili ritorsioni. Dove stavano mentre la sottoscritta, munita di secchi e stracci, insieme a tante altre volenterose e volenterosi, senza paura di rovinarsi le mani, lavava via lo sporco da ambienti semi abbandonati per far sì che alunni delle scuole di Condofuri potessero continuare a frequentare con tranquillità le lezioni? Non nego di non avere l'esperienza politica di alcuni, ma posso affermare a testa alta di avere l'umiltà e di riconoscere i miei limiti e di chiedere consiglio quando necessario a chi è più competente di me, e in ciò ritengo che Tommaso Iaria abbia poco da invidiare a chiunque.
La mia asserita impreparazione mi autorizza a salire su un palco con gli appunti da leggere e con la certezza della comprensione di ognuno di voi. Che sia un politico navigato e di spessore a leggere, eppure maldestramente gli appunti, giudicate voi. Non ho altro da aggiungere. Vi ringrazio per avermi ascoltato pazientemente e passo la parola a Carolina. Facciamo un applauso a Maria Pontari, che ha toccato proprio i punti che stanno a cuore a ognuno di noi per il bene del nostro territorio. E continuiamo con Fortunata Spinelli. Ah, scusate, Raffaele Errante. Buonasera a tutti, farò un discorso molto più breve. Ringrazio tutti i presenti e tutte le persone che mi sostengono. Onestà, rispetto e collaborazione sono le caratteristiche che un vero amministratore di paese deve avere. Ed io le ho trovate in Tommaso Iaria, unico candidato a sindaco che li rispecchia. Da qui la mia scelta di sostenerlo. Io non sono né nata né cresciuta con Dofuri, ma da 4 anni ho scelto di viverci con la mia famiglia. Ogni volta che venivo in vacanza trovavo un'aria di serenità e tradizione. Purtroppo molte cose non ci sono più e non voglio che tutto venga perso. Vi chiedo di darmi la possibilità di far tornare questa serenità. Dobbiamo lavorare, collaborare tutti insieme per far riemergere Condofuri, per poter dare un futuro migliore ai nostri figli. Rilanciamo Condofuri, grazie. E dopo la gaffa di poco fa, mi leggo il nome del prossimo candidato, Leonardo Manti. Buonasera a tutti. Io mi conoscete tutti, qua è ormai trentennale la mia presenza. Io della mia collega precedente sono orgogliosamente residente a Condofuri fin dalla nascita, quindi posso dire la mia, diciamo. Allora, mi sono proposto di essere parte attiva in questa tornata elettorale nella lista del candidato Tommaso Iaria e quindi mi trovo in questa sfida pienamente ed emotivamente coinvolto e convinto. Allora, tra le priorità del paese, quelli che vedo io, che lavoro, che sono in giro dalla mattina alla sera insieme a voi, insieme ai vostri problemi, vedo una situazione più che altro bloccata a livello di edilizia, che porta via posti di lavoro, porta via possibilità per le famiglie, porta via tutto, nonostante sarebbe una ricchezza, una risorsa per il paese, sarebbero introiti che con gli oneri annessi alle concessioni il comune potrebbe sfruttare per reinvestire nelle manutenzioni idriche, fognarie, viarie. Insomma, c'era una situazione, non solo lo sblocco, la possibilità per far lavorare le persone, ma anche il comune avrebbe più possibilità in un momento dove diciamo che non ci sono fondi. I fondi li dobbiamo fare arrivare al comune noi. Dobbiamo far sì che chi vuole fare, chi vuole investire nel comune di Condofuri possa investire sia condofurese, sia estraneo, sia che venga da un altro paese. Noi accogliamo tutti, l'importante è che rilanciamo veramente il nostro paese. Poi con questo, diciamo, come il programma, questo è il programma di Tommaso Iaria, cioè questo è uno dei punti del programma: cambiare il discorso del piano regolatore, il PSA, lui è più addentrato, parlerà sicuramente lui. Ora voglio dire, per il bene della comunità condofurese, auspico che questa sia un confronto più corretto possibile e che gli elettori condividano e credano nel programma del candidato a sindaco Tommaso Iaria, nella cui lista ci sono candidate rispettabili che hanno a cuore le problematiche del paese di fronte all'impegno che bisogna dare ascoltando le persone una per una, che non è stato mai fatto in questi anni precedenti. Allora, scusate che... Allora, questo essere a contatto con i cittadini significa pure assicurare altrettanto impegno per cercare, come un buon padre di famiglia, di amministrare al meglio con lealtà e trasparenza.
e con una battuta che è attinente al mio lavoro: portare luce al paese di Condofuri, perché è al buio rispetto alla sensibilità delle amministrazioni che ci hanno preceduto. Spero di arrivare io insieme al mio gruppo ed essere parte attiva del paese. Esprimo piena fiducia a Tommaso Iaria, convinto che sarà un ottimo sindaco per Condofuri, invitandovi ad esprimere la vostra preferenza per il sottoscritto prima. E ringraziandovi ancora fin da ora per l'appoggio che vorrete dare alla lista Rilanciamo Condofuri. Per ora ho concluso, grazie e buona continuazione di serata. Grazie. Grazie Leonardo. Allora, prima di presentare la persona, l'uomo che è alla guida di questa squadra e che speriamo, ci auguriamo diventi anche la guida di questo paese, vorrei ringraziarvi personalmente e ricordarvi che Rilanciamo Condofuri è oltre uno slogan, è l'emblema del nostro essere qui. Il nostro essere qui è volto esclusivamente al benessere del paese e del territorio, non ci sono interessi diversi, se non appunto quello di camminare per strada, guardarsi in faccia, raccontarsi le difficoltà che ognuno vive e nello stesso tempo, oltre che condividerle, attivare insieme delle iniziative che in un certo senso possano portare al rilancio del territorio stesso e ad attivare della promozione di idee per i giovani, soprattutto, che molto spesso, come ho detto precedentemente, sono stati trascurati e lasciati a se stessi. Mi preme ricordare con umiltà una frase, un ricordo appunto di una frase di un grande uomo che ha lasciato appunto un segno nel cuore e nella mente di molte persone, molte di quelle anche presenti, che è Paolo Borsellino, il quale ha ricordato che la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il vero cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. Ed è proprio con questa riflessione che vi voglio lasciare questa sera per concludere appunto questo mio intervento permettendo a ognuno di voi la libertà di scegliere quello che secondo voi è il bene e il meglio per il paese. Presento il candidato sindaco Tommaso Iaria. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti a questo ennesimo appuntamento elettorale della lista Rilanciamo Condofuri, un appuntamento che continua nel solco che abbiamo tracciato di ascolto della cittadinanza, di vicinanza ai territori, di vicinanza ai problemi della gente e che ci hanno arricchito in questi giorni, ma anche precedentemente nei mesi che hanno preceduto appunto la costituzione della lista, ci hanno arricchito delle vostre parole, delle vostre esperienze, dei vostri consigli, dei vostri suggerimenti. E se questa sera siamo anche qui a San Carlo, in quella che qualcuno definisce la tana del lupo, e noi non abbiamo paura, non abbiamo difficoltà a venire a parlare nella tana del lupo, noi siamo qui appunto per rilanciare un modo di fare politica che è diametralmente opposto a coloro i quali pensano che ancora oggi nel 2018 sia possibile riproporre ai cittadini un modello di politica che risale a 30-40 anni fa, laddove quattro amici al bar si riunivano per comporre le liste elettorali e poi spostavano i candidati all'ultimo minuto, determinando in questo modo chi sarebbe stato a vincere le elezioni. Il gruppo che mi sostiene, i nostri candidati, voi stessi, ci avete chiesto invece fin dal primo momento chiarezza nell'esposizione dei problemi, chiarezza nell'indicazione dei percorsi che abbiamo seguito per giungere alla composizione della lista elettorale. Ci avete chiesto di essere fermi e determinati sui principi e sui valori che noi lanciamo a voi quali ideali, principi e valori da portare all'interno della pubblica amministrazione. E allora, se siamo qui questa sera con questo gruppo meraviglioso di persone che credono in me, ma più che in me, credono in questo modo di fare politica, credono nell'esigenza che Condofuri debba necessariamente avere un modo nuovo di fare politica, siamo qui per chiedere la vostra fiducia in una campagna elettorale che per certi versi è sì difficile, ma per molti altri versi io ritengo sia facile, perché è una campagna elettorale
che mette in evidenza due modelli alternativi di concezione della pubblica amministrazione. Da un lato c'è chi vuole proporre a tutti voi la continuazione con un modo di fare politica che non ha portato nessun frutto al Paese. Se oggi siamo qui a discutere di strade, di fogne mancanti, di acquedotti, di buche, di un turismo che non esiste, è perché 30-40 anni di politica non hanno prodotto nulla di buono. Dall'altro lato invece c'è chi dice, la lista rilanciamo con Dofuri, è necessario attuare un modello di politica amministrativa che rompa necessariamente con la gestione attuata fino ad oggi. E non è pensabile che questa rottura possa venire da chi rappresenta proprio quei gruppi di potere, quei gruppi politici che hanno portato il Paese in questa condizione. E allora noi con franchezza ci manifestiamo a voi, ma anche con la determinazione di chi è qui per assumersi pubblicamente una grossa responsabilità, perché stiamo per dire ciò che noi faremo se voi ci accorderete la vostra fiducia. E allora i nostri avversari, la cui lista reca solo, diciamo, la prima parte, quella dell'immagine del candidato a sindaco, ma se grattiamo ancora un poco vediamo che compare un altro ex candidato a sindaco, il consigliere Maisano, è lui che la rappresenta, è lui che rivendica un potere politico tanto da poter dire di avere stretto accordi per ottenere il vice sindaco. Poi se scartavettiamo ancora un poco ci accorgiamo come scompare quell'immagine e compare quella del dottore Caccamo, il sindaco che guidava l'amministrazione sciolta per mafia, un'amministrazione nella quale molti credemmo, ma rispetto alla quale non ha mai detto pubblicamente una parola, e che io invito ancora oggi, visto che ambisce tanto a preoccuparsi delle sorti del nostro Paese, a dire che cosa pensa dello scioglimento che ha riguardato la sua amministrazione. Se scartabelliamo ancora, vediamo che compare la faccia del vero dominus della politica locale, vale a dire Giovanni Nucera, ex sindaco di Condofuri, che è colui il quale nonostante il popolo di Condofuri in più circostanze abbia decretato la fine di quell'esperienza politica, non disdegna di raccogliere i propri sodali per cercare, con il metodo di cui parlavo all'inizio, vale a dire quello della transumanza politica, cioè di spostare i candidati da una lista all'altra all'ultimo secondo, non disdegna, dicevo, di condizionare sistematicamente le competizioni elettorali del nostro Paese. Eppure in capo a quella persona, politicamente parlando, sono da addebitabili tutte le responsabilità peggiori, delle nefandezze peggiori commesse sulla nostra pelle, a partire dalla vicenda della scuola Bachelet, per finire la discarica, il PSA e quant'altro. Di recente il nostro competitore ha avuto l'ardire di dire che se casomai egli dovesse vincere le elezioni, cosa molto improbabile a mio avviso, riaprirà immediatamente la Bachelet, che a suo dire sarebbe chiusa per questioni psicologiche. Io onestamente in 45 anni di età, un po' di esperienza ce l'ho anche politica, non ho mai sentito dire che una scuola possa essere chiusa per questioni psicologiche, quindi invito io il mio avversario, il rappresentante dell'altra lista, a chiarire a voi cittadini che cosa intenda egli psicologiche. Da alcune ricerche che ho avuto modo di condurre in questi anni, voi sapete le battaglie che ho condotto anche assieme a Maria Ponteri e a tanti altri sulla questione Bachelet, io ho visto i documenti e so che la scuola Bachelet è stata chiusa proprio dall'amministrazione nella quale il mio avversario era vice sindaco, perché vi è un verbale dei vigili del fuoco che dichiara la scuola Bachelet inagibile. Solo che dopo quella chiusura, sempre l'amministrazione della quale il mio avversario politico era vice sindaco, senza indire un bando pubblico, ha conferito un incarico diretto al famoso, ormai famoso, tristemente famoso, ingegnere Olivito, affinché iniziasse a redigere una serie di perizie per accertare se la scuola fosse stabile o meno, se le scuole del nostro paese fossero stabili o meno. Questo incarico è stato assegnato in via diretta, cioè non c'è stato un bando preventivo al quale altri professionisti hanno presentato offerte,
ma è stato assegnato proprio all'amministrazione di Giovanni Nucera in via diretta. E da lì è partito tutto l'inghippo che ha portato ad una serie di progettazioni ripetute nel tempo, con perizie ripetute nel tempo, con interventi su quell'edificio, su quelle trave, su quei pilastri ripetuti nel tempo, che hanno fatto sì che oggi si determinasse lo squallore che tutti vediamo. I nostri figli, i nostri bambini, i nostri nipoti non hanno una scuola degna di questo nome, e ciò lo dobbiamo a chi ha avviato quei procedimenti amministrativi rispetto ai quali la giustizia sta indagando, la magistratura sta indagando, perché ancora oggi abbiamo speso noi come comune più di 2 milioni di euro senza che il comune avesse alcun beneficio. Perfino l'amministrazione uscente ha dovuto riconoscere che l'edificio scolastico Vittorio Bachelet va demolito, perché il cemento che è stato impiegato è fortemente depotenziato. È stato stabilito ciò dal Genio Civile, che è l'ente preposto a fare questi controlli, è stato stabilito anche da ulteriori indagini fatte dai tecnici incaricati all'amministrazione comunale. Quindi, tornando a noi, che oggi i componenti dell'altra lista vengono a raccontare frottole nel dire che se vanno loro all'amministrazione apriranno la scuola da Bachelet, perché la stessa risulta chiusa per questioni psicologici, è la prova provata che questi signori non hanno idea di ciò che devono fare, non hanno idea dei problemi del paese, non hanno idea di che cosa voglia dire amministrare il nostro paese. Perché se avessero avuto idea avrebbero dovuto dire solo grazie a chi in questi 5 anni ha permesso che quello scandalo venisse alla luce. Ma siccome siamo a Condofuri, e il nostro paese lo sapete meglio di me, è strano, è chiaro che noi sappiamo che dobbiamo confrontarci anche con chi ha idee sue particolari e rifiuta però, pur cianciando ad ogni occasione utile di democrazia, di confronto, magari quando si inaugura una bella sala, li vediamo che ci fanno i discorsi sull'importanza del confronto, sulla necessità del confronto, poi arriviamo ad un momento cruciale, qual è quello attuale per il nostro paese, e questi signori si rifiutano di fare il confronto, si rifiutano di sedersi accanto ai loro avversari e discutere degli stessi problemi di fronte ai cittadini. E allora questo è tutto fuorché rispetto dell'avversario, fuorché rispetto della democrazia e, se mi consentite, anche fuorché rispetto per voi stessi elettori. Perché il paese possa crescere è necessario che chi intende assumersi responsabilità di governo, non indifferenti, abbia il coraggio, l'onestà e la determinazione di affrontare le questioni più spinose di fronte alla gente.